Buongiorno bambini e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi insegnerò a svolgere le divisioni con i numeri decimali. Ne esistono di diversi tipi, ma prenderemo in considerazione le divisioni con il dividendo decimale e con il divisore decimale. Partiamo dal primo esempio, cioè da questa divisione che presenta il dividendo decimale. Infatti 29,9 è un numero con la virgola. Il primo passaggio da compiere è mettere in colonna la divisione. 29,9 diviso 13. Svolgiamola normalmente. Il 13 nel 29, due volte. 13 per 2, 26. 29 meno 26, 3. E qui, bambini, che arriva il cambiamento. Nel momento in cui io voglio far scendere giù i 9 decimi, mi rendo conto che al quoto quoziente decimi non ce ne sono. Quindi, nel momento in cui scende il 9, io devo aggiungere la virgola qui perché sto facendo riferimento ai decimi. Quindi, scende il 9, ma aggiungo subito la virgola al quoto o quoziente. Dopo di ciò, la divisione continua normalmente. Il 13 nel 39 ci sta ben 3 volte. 13 per 3 fa proprio 39. 39 meno 39, naturalmente 0. Quindi, bambini, riassumendo, abbiamo capito che le divisioni con il dividendo decimale si svolgono normalmente fino a quando non deve scendere la cifra decimale. Nel momento in cui scende la prima cifra decimale, si aggiunge la virgola al quoto quoziente. Adesso, bambini, analizziamo il secondo caso. In questo esempio, come vedete, il dividendo non è decimale, è un numero intero, mentre il divisore è un numero decimale. Cosa succede? Non possiamo svolgere in colonna una divisione che ha il divisore decimale, quindi dobbiamo eliminare la virgola al divisore. In questo caso, come voi ben sapete, bisogna applicare la proprietà invariantiva della divisione, che dice che moltiplicando o dividendo sia il dividendo che il divisore per lo stesso numero, il risultato non cambierà. Quindi, per eliminare la virgola, mi devo spostare di un posto a destra, quindi devo moltiplicare per 10. Ma moltiplicare per 10 non soltanto il divisore, anche il dividendo. Moltiplicando per 10 sia il dividendo che il divisore, si forma questo numero. 148 per 10, 1480, diviso 1,2 per 10, 12, perché mi sposto a destra di un posto. In questo modo ho eliminato la virgola. Adesso posso svolgere la mia divisione normalmente. Svolgendo normalmente la divisione, ecco il risultato: 123 con il resto di 4. Quindi, bambini, cosa abbiamo capito? Che in questo secondo caso, quando il divisore è decimale, bisogna eliminare la virgola moltiplicando per 10, per 100, per 1000. Ma non bisogna moltiplicare soltanto il divisore, ma anche il dividendo, mi raccomando. Bene bambini, questo video termina qui. Spero vi sia stato d'aiuto. Ciao, a presto!